lo show. Allora, il senso di questa iniziativa è che ha visto una larga partecipazione di persone già dai primi istanti in cui è iniziato la raccolta di firme, sì. E perché vi siete ritrovati come unici sindacati a sostenere questo lavoratore? Allora, diciamo che noi abbiamo voluto sostenere, abbiamo deciso di fare questa raccolta firme appunto per Giordano Stagnati, che poi sarà inviata appunto a Tre Nord proprio per il licenziamento che c'è stato, che secondo noi, in base a quanto successo, quanto da noi anche esaminato, la sanzione è sproporzionata. Quindi, ammettendo che anche il lavoratore possa aver commesso un errore, che poi abbiamo capito che la frase che è stata proferita è avvenuta in un determinato contesto, quindi comunque non è stata detta, e lo stesso Stagnati l'ha detto più volte, che è stata avvenuta in quel contesto dove appunto era malmenato. Quindi comunque Tre Nord non ha tenuto conto di quanto successo e l'emotività del fatto in quei momenti che sono successi. Quindi il licenziamento non sta in piedi, è un licenziamento a nostro modo di vedere legittimo, e quindi chiediamo appunto la riassunzione del lavoratore. Ma la petizione ha anche lo scopo di mettere in risalto un problema, che è un problema che riguarda Tre Nord, ma riguarda soprattutto chi lavora sui mezzi pubblici e anche i mezzi di trasporto, come succede anche al sottoscritto, che anch'io faccio appunto verificatore dei titoli di viaggio, la mancanza di sicurezza a bordo. I lavoratori vengono lasciati svolgere delle mansioni dove manca però la sicurezza. Noi si controlla, però purtroppo l'inconveniente ormai quotidiano e spesso è proprio quello che si viene purtroppo anche aggrediti, e questo le aziende di questo fatto non ne tengono conto. Bisognerebbe ovviare e pensare soprattutto alla sicurezza sui mezzi pubblici. Una soluzione potrebbe anche essere quella di usare anche i militari, visto che comunque sono già pagati dallo Stato, accompagnare le persone che svolgono determinate mansioni appunto anche da dei militari che hanno il potere magari di agire e di difendere e tutelare la persona, perché sappiamo che è una mansione che è diventata col via del tempo sempre molto molto più difficile da svolgere. Lo Stagnati tra l'altro è stato bravo, perché nella sua situazione lui ha cercato di allineare anche la persona che non aveva pagato alle altre, quindi anzi doveva essere elogiato probabilmente da Tre Nord, perché lui è stato ligio al suo dovere, anziché invece essere penalizzato con un licenziamento. Ecco, quanto al fatto che siete gli unici sindacati ad assistere in questa iniziativa, che riflessione ne scaturisce questa cosa? Ma noi di USB abbiamo sempre difeso tutti. Purtroppo io non voglio giudicare gli altri sindacati per come operano. Noi sicuramente sul fatto della tutela dei lavoratori non abbiamo nulla da imparare dagli altri. Allora, subito dopo l'Epifania depositeremo il ricorso nei confronti di Tre Nord davanti al giudice del lavoro di Cremona. Ci attendevamo che a mente più serena Tre Nord ripensasse all'accaduto, contestualizzando il fatto per ciò che veramente è stato, quindi una rapina subita dal capotreno che ha cercato di reagire e di difendere i beni aziendali. È chiaro che a tavolino tutti sono capaci di dire: ma il capotreno avrebbe dovuto reagire in maniera diversa, avrebbe dovuto comportarsi più da gentleman. Ma è chiaro che durante una rapina non si può pretendere questo, è stato fin troppo bravo, e quindi la sanzione espulsiva è sicuramente esagerata. Il senso di questa giornata, che ha visto la partecipazione fin dai primi momenti numerosa a questa raccolta di firme, e quali sono gli sviluppi possibili di questa vicenda per avere protagonisti? Dunque, innanzitutto è quello di dare la possibilità a tante persone che già si sono espresse attraverso le lettere sui quotidiani o sui social network di sostenere la possibilità per essere reintegrato in azienda a lavorare, e convengono con me che il licenziamento è stato eccessivo, e speriamo di sensibilizzare Tre Nord e far capire insomma che anche le persone la pensano come noi, ecco.